Quali sono le illusioni perdute dei giovani d'oggi? Beh, credo che oggi le disillusioni siano quelle dei giovani che si sono trovati in un mondo pandemico e quindi non hanno potuto vedersi uscire per tanti mesi e questa è stata una situazione drammatica. Detto questo, il messaggio che credo che Xavier Giannoli ci dica con questo film sia che ogni volta che ha un'illusione perduta, subentra appunto una disillusione, si crea uno spazio affinché qualcuno di meno ingenuo e di maggior talento possa esprimere la propria arte, ma la vita è un ciclo costante di illusione e disillusione. Évidemment, ça a changé, mais Beh, è cambiato ovviamente, però credo che sia importante riferirci sempre al passato, guardare al passato per riuscire a comprendere che direzione stiamo prendendo per andare avanti, per il nostro futuro. È incredibile vedere come il livello di corruzione che c'era allora, quando era possibile pagare per riuscire a sancire il successo o l'insuccesso, per esempio, di una pièce teatrale. Oggi si può fare ancora in modo più discreto, si possono fare leve su conoscenze piuttosto che su partner che possono indurre un successo. Quindi diciamo che l'arte pura, l'espressione artistica pura riconosciuta come tale è ancora distante, non sempre vince l'arte. Io spero che un giorno si arrivi, altrimenti non avrei scelto di fare questo mestiere. Però l'importante è che ciascuno di noi abbia lo spazio per potersi esprimere creativamente.